Buonasera ad Alessio Buonpasso, bentornati a Doctor Sport, ultima puntata della settimana. Beh, stasera vogliamo parlare di un evento importante per l'Italia, ma anche e soprattutto direi per la Calabria, perché nella nostra regione ritorna il Giro d'Italia dopo un'assenza di qualche anno. Ritorna la carovana rosa, una tappa intera proprio in Calabria, alla Catanzaro a Praia Mare, poi una nuova partenza proprio da Praia Mare fino a Benevento il giorno successivo. Parleremo di questo, di tanti numeri proprio legati al Giro d'Italia targato 2016 e il numero 99, e poi guarderemo anche un po' al futuro, a quello che potrebbe accadere immaginandolo a Crotone dopo la conquista della Serie A. È chiaro che adesso è il mercato a tenere proprio tutti sulla corda, a tenere soprattutto i tifosi sulla corda, in chiave alle allenatore e in chiave ovviamente anche giocatori. Proveremo a dare qualche notizia in questo senso. Ripartiamo però dal Giro d'Italia, perché riparte il Giro d'Italia in Calabria e riparte così. Trecentottantatré chilometri, 198 corridori, 22 squadre, tutto in 3 settimane, tutto in 21 tappe. Una sarà esclusivamente in Calabria, lo avete visto, la Catanzaro a Praia a Mare, che andiamo a vedere proprio nel dettaglio. Ci sono anche due Gran Premi della Montagna. (Susurra)
200 chilometri, quindi tutti calabresi, un Giro d'Italia che di fatto toccherà il suolo italiano proprio dalla Calabria dopo un po' di anni di assenza, e poi la tappa il giorno dopo che ripartirà dalla Calabria, quindi da Praia Mare, per arrivare a Benevento. Ulteriori dettagli in questo servizio. Partito dall'Olanda il 99esimo Giro d'Italia e a distanza di anni avrà nuovamente una tappa tutta calabrese, esattamente la quarta, prevista martedì 10 maggio, quando da Catanzaro si arriverà a Praia Mare con un percorso di quasi 200 km. Il giorno dopo la carovana rosa ripartirà dalla cittadina tirrenica con la quinta tappa Praia Mare-Benevento. In totale saranno 4 i comuni della provincia di Catanzaro, 18 quelli della provincia di Cosenza, compreso appunto il traguardo finale di Praia Mare, interessati dalla carovana. Lo scenario cambierà negli ultimi 80 chilometri, si affronteranno le salite di San Pietro e Bonifati nel comune di Diamante. Successivamente si tornerà sul mare attraversando Scalea, dove inizierà la parte finale del giro che conduce al punto decisivo, il muro di Via del Fortino. Una salita di circa 1,5 km con percorsi caratterizzati prevalentemente da tornanti ravvicinati, con una discesa che riporterà il giro verso il mare. Gli ultimi 3 chilometri sono pianeggianti, con un lunghissimo rettilineo finale sul lungomare di Praia Mare. Allora, abbiamo visto anche le caratteristiche proprio della tappa, dei 200 chilometri tutti calabresi, Giro d'Italia che, come sapete, è partito dall'Olanda e che toccherà quindi il suolo italiano proprio dalla Calabria. 198 corridori, ve l'abbiamo detto anche all'inizio, ma l'uomo da battere era e resta soltanto uno, Nibali. Tornare al Giro d'Italia dopo 2 anni è sicuramente una grande emozione, perché penso ci sarà tutto il pubblico che mi aspetta, e quindi cercherò di affrontare questo Giro d'Italia con grande determinazione, ed è oltretutto un Giro d'Italia che è molto affascinante nel suo percorso e è veramente, diciamo, anche un po' adatto alle mie caratteristiche, quindi spero di arrivare con la condizione giusta per poter affrontare questo Giro d'Italia al massimo. Ci sono tanti avversari importanti e sicuramente ci saranno anche dei nuovi outsider. Penso a Esteban Chavez come un nuovo giovane che sta emergendo molto bene, e poi il consolidato Valverde sicuramente sarà uno dei personaggi più importanti del Giro d'Italia, avversari principali. Si aggiungeranno sicuramente anche un po' tutti gli altri e via dicendo. Vediamo, non sarà facile. Sicuramente sarà un Giro d'Italia molto difficile, quindi lo vedremo anche giorno dopo giorno, perché un grande giro si vive un po' così, studiando anche il percorso e vedendo quali saranno i punti chiave. È chiaro, per cercare di ottenere una doppietta non è mai semplice, però per me un corridore magari che ha avuto tanta esperienza nelle grandi corse a tappe ed è riuscito a conquistare tutte e tre le grandi corse, e quindi può essere anche un vantaggio sicuramente importante per me. Il mio messaggio per tutti gli appassionati è: spero di farvi divertire tantissimo, seguite il Giro d'Italia perché è l'evento più bello che c'è, la corsa più bella, più amata che c'è, e niente, quindi vi aspetto, un saluto, e mi raccomando, strade rosa.
In bocca al lupo quindi a Vincenzo Nibali, lo squalo su due ruote, lo squalo di Italia. In bocca al lupo ovviamente anche a tutti gli altri 197 corridori divisi in 22 squadre. È momento di parlare di calcio, di parlare di Crotone, di parlare del futuro del Crotone, di quello che potrebbe essere, soprattutto in panchina, con un possibile addio di Juric. Tutti lo vogliono, tutti lo cercano. Al momento però è del Crotone. Ivan Juric è uno dei tecnici più ricercati in Serie A. La straordinaria cavalcata rossoblu lo ha consacrato nel calcio che conta. Difficile arginare le attenzioni delle grandi piazze. Genova sponda grifone su tutte. Al trainer croato sarebbe stato già proposto un accordo triennale. Al momento però è ancora sotto contratto con il club pitagorico per un altro anno, più opzione per altri 12 mesi. L'intenzione dei massimi dirigenti rossoblu è trattenerlo, ma qualora dovesse diventare impossibile farlo, il Crotone ha già un paio di possibili sostituti. In polla ci sarebbe Roberto De Zerbi, allenatore giovane ed ambizioso, caratteristiche che si sposano appieno con quelle ricercate dalla società calabrese. Quest'anno ha già vinto la Coppa Italia di Lega Pro con il Foggia, squadra con la quale giocherà i playoff promozione. In caso di salto in B dalla finestra è probabile che resti in Puglia e a quel punto il Crotone dovrebbe virare le sue attenzioni su qualche altro tecnico emergente. Da non sottovalutare la pista che porterebbe a Mimmo Toscano, anche lui giovane, con già una buona esperienza tra i cadetti, ambizioso e per di più made in Calabria. Tutto questo, ovviamente, se il Crotone dovesse restare orfano di Juric, e non è poi così scontato. Eh già, non è poi così scontato. Sicuramente parole ed accordi che si troveranno a fine campionato, perché ancora ci sono delle partite da giocare, partite che il Crotone vuole vincere. Riparte il Crotone dopo aver messo in tasca la Serie A, riparte dall'Ezio Scida, riparte da questa sfida, quella contro il Latina. Prossimo turno di Serie B, lo andiamo a leggere insieme: Bari-Cagliari, Avellino-Como, Crotone-Latina appunto, Livorno-Perugia, Novara-Ascoli, Provercelli-Trapani, Salernitana Modena, Ternana Cesena, Vicenza Entella, Pescara Lanciano e Spezia Brescia. Questa la classifica che vede in testa il Crotone già in Serie A 78 punti, il Cagliari a 74 e poi il Trapani 66, Bari 65 come il Pescara, 62 per lo Spezia, 61 per Cesena ed Entella, 59 per il Novara, 54 per il Brescia, 53 per il Perugia, 48 punti per Avellino e Ternana, 46 per l'Ascoli, 45 per il Vicenza, Provercelli 42, 41 per Latina, Modena e Salernitana, Lanciano 39, Livorno 37, Como già in Lega Pro con 29 punti. Dicevamo un Crotone che vuole vincere le altre partite, vuole vincere il campionato, come conferma il portiere Cordaz. Noi vogliamo vincere questo campionato, vogliamo giocarcela fino alla fine. E lotteremo ogni partita per questo. Mi dispiace veramente tanto, e infatti è l'unica nota stonata di questa stagione, perché Marco, oltre che un compagno, è un grande amico e meritava sicuramente un finale diverso. E comunque l'affetto di tutti i compagni e tornerà, sarà a disposizione in questo ritiro più forte di prima, perché ha una voglia pazzesca di far vedere che è Marco Festa. Voglio vincere questo campionato perché non ho mai avuto la possibilità e siamo vicini, e sarebbe un peccato sciupare questa occasione, al di là dell'avversario che troviamo o quant'altro, insomma. Ma ci sta pure questo, perché vedo che ci alleniamo bene, andiamo, quindi sicuramente non era facile giocarsi la Serie A nelle ultime partite, si sapeva che comunque erano partite pesanti sotto l'aspetto del punteggio per la classifica, e quindi magari psicologicamente può aver influito. Comunque ho visto la squadra che giocava lo stesso, Mario ha avuto dei momenti magari era meno brillante, ma comunque bisogna tener conto che c'era anche l'avversario, e ripeto, il Modena ultimamente era in una squadra in forma. Le emozioni che qualsiasi giocatore vorrebbe provare, no? Cioè, tu giochi tanti anni, ti alleni, fai sacrifici per cercare di arrivare a vedere la gente così entusiasta quando arrivi a casa, insomma, questo è un motivo d'orgoglio che mi porterò sempre dentro, perché è stato veramente emozionante. Ma noi eravamo convinti del gruppo che eravamo, delle persone che eravamo, delle difficoltà che ognuno di noi ha passato in carriera, e quindi abbiamo messo tutti insieme con grande umiltà, con grande gioia anche, perché
e abbiamo ottenuto il nostro successo. Nel momento in cui noi avessimo iniziato a pensare che siamo bravi, siamo belli, io sono certo che non avremmo più ottenuto risultati. Ma io mi sto allenando sempre con Antonio Macri, con Festa, con Maniero, ok? E mi trovo molto bene sotto l'aspetto prettamente tecnico, diciamo, e lavorativo. Poi ho una moglie e una figlia fantastiche che mi hanno aiutato sicuramente, mi hanno dato grande tranquillità, grande serenità, e quindi sarà sicuramente merito loro. E complimenti ad Alex Kordaz, sicuramente tra i protagonisti, tanti, tantissimi protagonisti della straordinaria cavalcata in Serie A del Crotone. Con questo è davvero tutto, a voi tutti una buona serata da Alessio Buonpasso, vi ricordo l'appuntamento di domenica con la nostra domenica, l'ultima puntata da non perdere, grazie.